social meeting delle etichette indipendenti, siamo sempre a Radio Zaius, siamo sempre stessi, non siamo cambiati, ma quello che cambia sono gli ospiti. Adesso, dopo un gran peregrinare, abbiamo trovato... Chi abbiamo trovato? I Blue tutto. Parrot Fishes. Madonna mia. Ravi, Gianni e Fishes. I Blue Parrot Fede, Speranza e Carità, mi pare. Comunque, detto questo... Quindi... Questa la caricavo. No, no. Comunque, innanzitutto, come vi ho trovato? Grazie a chi? Perché dobbiamo anche citare quello che in qualche modo ci ha messo grazie in contatto. Grazie al mirabolante capo della nostra etichetta, Nicola Barghi, che non lo vedete, ma è lì che ci sta infamando. Le strade lastricate d'oro. Per sì, Nicola. Per farci suonare al May. Esatto, esatto. Aspetta che ho girato. Voilà, ecco di qua. Sì. Eccovi qua. Tra l'altro è geniale questa cosa, secondo me. Adesso dopo la facciamo vedere. Perché no, basta... no, non la far vedere. Non la facciamo vedere. No. E invece la faremo vedere. Soprattutto l'immagine del... Ma adesso vedremo un po' se testa di caso, si chiama così. Dopo magari fa un salto da queste parti. No, vedi, è proprio testa di caso, non passa. Il poltergeist, vabbè, lui. Il poltergeist, quella cosa lì. E senti Casper, vieni un po' qua. Opla. Così riprendiamo anche... No, perché devi sapere che abbiamo due cam, incredibile. Una che è quella e l'altra che è sopra le nostre teste. C'è un drone. C'è un drone anche che vola. Scherzi a parte. Blue Parrot Fishes, vedete che pronuncia. Mm-hmm. Che fate? Facciamo. Che suonate? Cerchiamo di promuovere musica nostra da 4 anni ormai. Sì. Siamo formati nel 2014 e niente, abbiamo fatto una serie di concorsi durante questi tempi con degli esiti molto positivi. Questo ci ha dato la forza poi di continuare per un po' di tempo e niente, abbiamo visto diversi periodi, abbiamo fatto ormai 3 dischi, un primo EP con Nicola Barghi che è il capo della nostra etichetta, poi un altro disco grazie alla vincita di un concorso e ne siamo usciti lì qualche mese fa con l'ultimo lavoro che si distacca un po' dagli altri dischi perché con dei caratteri un po' più riflessivi e profondi, ecco, diciamo, rispetto al periodo iniziale. Sempre voi tre, giusto? Sempre noi tre, sì. E dite un po' come siete composti, come vi trovo, chi suona, chi canta. Allora, abbiamo Francesco che canta e suona la chitar, che è quella tastiera tracolla un po' anni 80, sì. Con cui fai bassi. Fantastico. Infatti non abbiamo il basso, vero, ma suoniamo i bassi con quello. Io sono il chitarrista e provo a fare i cori. E poi abbiamo il batterista qui. Batteria, cioè proprio ti fermi lì, cioè incredibile. Ho capito. Sì, in teoria. E quindi oggi siete al May, anche ieri eravate qui? No, solo oggi. Okay. Cos'è, mi dicevi prima che è il secondo anno che venite qui al May? Sì, la prima volta fu 2 anni fa con un'altra formazione che vedeva come voce sua sorella e noi due chitarra e lui cioè, batteria. Cioè cambiato la sorella con... Sì, abbiamo fatto a cambio. Non è convenuto alla fine, sì. Ma non lo so, a livello di immagine forse abbiamo perso qualcosa. Perché a volte, prima parlavamo della superficialità, no? A volte sì, basta... abbiamo poi magari siamo bravissimi amiche di quella, però no, scherzo. No, è un bel ragazzo anche lui, dai. Poi dipende dalla sorella, giustamente. Ah, ecco, ma gli manca la sostanza. Vabbè, cioè, la farà. Senti, come oggi suonate? Abbiamo suonato una mezz'oretta fa, sì. Abbiamo aperto praticamente il festival. Hanno suonato gli Alan Spicy prima di noi, che sono un altro gruppo dell'etichetta, la Bang Dischi. Benissimo. Altre date previste? Siamo un po' in un periodo di, diciamo, composizione, sì, perché abbiamo... Dobbiamo scrivere roba nuova per poi magari fare anche meno date ma un po' più mirate. Dopo hai detto che vieni su una ruota sola, non so se te l'hai detto fatta. ragazzi! Perdo mamma, senza... No, scusami, dicevi che... No, dicevo che attualmente siamo in un periodo di composizione. Sì? Stiamo cercando di trovare un po' un compromesso tra quella che era la spinta iniziale, la musica un po' di getto, un po' impulsiva. Sì. E quello che è l'ultimo lavoro che invece è un po' più riflessivo, un po' più a dimensione di musicista, ecco, magari anche meno d'impatto dal vivo. Quindi stiamo cercando di trovare una dimensione che soddisfi l'ascoltatore dal vivo e ci faccia divertire anche a noi. Questo è fondamentale. Quindi insomma, terzo album, quindi c'è ancora una certa crescita. Insomma. Sì, speriamo di trovare poi il giusto compromesso con questo nuovo disco, se sarà un disco, insomma vedremo come far uscire nuovi pezzi. Ma sai, a volte, lo dicevo prima con altri ragazzi, coglie il cambiamento, anche non bisogna mai... Pensare di essere arrivati a qualcosa che è la propria dimensione, ma può sempre essere qualcosa una continua in crescita, evoluzione. Assolutamente. Bravissimo. E non vi ho chiesto, anche se lo so già in realtà, non vi ho chiesto dove venite, ma è giusto per dare qualche input in più a chi ci ascolta. Noi siamo toscani, veniamo da Pisa e dintorni, quindi grosso modo, il centro è Pisa. E nulla, se si viene di lì. Hanno appena dato fuoco a metà molti pisani, questa è una cosa un po' triste, diciamo, per magari sensibilizzare un po' la gente per questa cosa.
Ti chiedo una cosa, l'età non l'abbiamo però detta effettivamente, voi siete giovani, non giovanissimi, ma giovani comunque. Sì, dai, diciamo ancora giovanissimi. Sì. Abbiamo 24, 25, 26 anni. Sì, dentro. Questo è il vecchietto. No, io sono quello più giovane. Mazzo, penso se era... No, bene. Senti, studi, che studi avete fatto? Allora, ecco. Abbiamo sempre studiato da privati. Sì. Io ho cominciato la Lizard, scuola, un'accademia per musica moderna, da un annetto, e proprio lo più studi da privatisti, insomma. E oltre a varie altre cose, insomma, io studio filosofia, ho studiato filosofia, ora sono un po' arrugginito, però per quanto riguarda la musica facciamo per conto nostro. Allora, di Platone. Lasciamo perdere, non lo vuoi sapere. No, non lo vuoi sapere davvero. Senti, no, cioè, ci hai raccontato un po' di cose della vostra band, di quello che avete fatto e più o meno di come di dove vi state indirizzando. E è interessante anche sapere, secondo me, come vi vedete da qui a 4-5 anni, no? Nel senso che, al di là di se c'è qualche progetto futuro, se c'è qualcosa che vorreste fare ma che dite aspetta, voglio prima continuare questa strada e poi cambiare, fare. È una domanda molto difficile perché ti do la risposta paraculo, sì. Non sai mai cosa può succedere, no? Che poi è vero, nel senso che l'ultimo disco, che ti ho detto è completamente diverso da quello che abbiamo fatto inizialmente, è venuto un po' fuori da sé, forse rifletteva un po' il periodo che stavamo passando, anche gli stati d'animo che uno può provare facendo musica propria in un periodo in cui forse non è neanche così facile farla. Quindi per ora in testa abbiamo di trovare quel compromesso di cui si parlava prima, in modo da poter, come diciamo, come punto fermo è l'impatto dal vivo che vogliamo curare in questo momento, per dare, pensiamo che sia il nostro punto di forza, lo è stato all'inizio, è quello che ci ha fatto vincere i concorsi, è quello che insomma ci ha dato anche possibilità prima di suonare e di raccogliere anche un po' di gente che passava lì, che si è fermata, e questo dà più soddisfazione di ogni altra cosa, quindi cercare di puntare su quello senza esagerare, perché poi come ogni cosa stanca, no? Se lo vuoi fare troppo, è certo. Quindi trovare questo compromesso. E, bello, e ti chiedo una cosa che ormai dico una banalità, noi tutti siamo, non è più come una volta, anche se voi siete già una generazione più giovane paradossalmente della mia, anche se ci passiamo voi neanche tanti anni. E non è, quanti non anni è, hai, scusa? Io sono 85, quindi 85. 33, come qualcuno che finì. E in croce. Detto ciò, non veniva neanche a me. No, senti, ed è paradossale, come noto, sempre come cambia l'approccio che hanno le persone nei confronti dell'artista e gli artisti anche nei confronti di come in qualche modo pubblicizzarsi e promuoversi. Quindi si parla di social, tanto, si parla tantissimo. Di social, esatto, è proprio una questione abbastanza spinosa, perché siamo una generazione più giovane, ma che non è nata col telefono in mano. Esatto. Ci siamo visti tutte queste cose davanti quando già avevamo 18, 19, 20 anni. Esatto, sì. E quindi nonostante tutto ci siamo dovuti un po' entrare dentro. Sì. E siamo comunque in svantaggio rispetto a quelli che ci nascono col telefono in mano. Esatto, i millennial e quant'altro. Quindi siamo stranamente qualcuno anche un po' riluttante, no? A dover arrendersi sempre a questa cosa. Non la demonizziamo, perché non c'è niente da demonizzare. Ci mancherebbe. Però non è, non è il nostro... quello è grazie a lui che paradossalmente ha 79 anni, ma... Che ci offende sempre. Ma lui è un giovane dentro, Ride, mi vuole uccidere. No, tranquillo. Sì, tanto poi dopo non ci sei. Siete venuti con lui oggi? No, mi abbandonavo in tangenziale. Okay, se non si trovano le gomme bucate, dovremmo tornare a casa. Sì, quindi è un po' una relazione controversa questa con i social, perché non siamo così propensi a utilizzarli. Ci fa fatica, fondamentalmente ci fa fatica. Ma io dove vi trovo, se voglio, cosa faccio? Grazie a chi... su Facebook avete una pagina? Sì, in realtà ci trovi ovunque, grazie a chi lo fa per noi, quindi Instagram, Facebook, Twitter, vedo, questo è Twitter. Quello vero? È Twitter, esatto. Pare Deezer, sì. Apple. Esatto, è bellissimo. Cioè, qua c'è una mela mangiata e cioè, che cazzo ci ha messo la mela mangiata? No, questo non lo so davvero. Amazon Music. Deezer, che l'ho sentito dire. Questo è facile. È Google Play. Ce l'hai sul telefonino, no, magari. Lo davvero, perché lui c'ha il vecchio Motorola, quello che lo sta attacco, quello che si apre. Quello che si apre, capito? Va, e bellissimo. Questo è un QR code. Dopo questa, i Blue Parrot Fishes col QR code, madonna. Ragazzi, stiamo sentendo anche degli applausi arrivare da lontano. Cioè, dopo hai detto QR questa code, cosa, è arrivato un applauso. Una fandelina. No, ragazzi, io vi ringrazio, scherzi a parte, della vostra grazie disponibilità. E che comunque, insomma, anche grazie a Nicola che
Barg, ricordiamolo sempre, del Bang Dischi, perché ha fatto in modo che li abbiamo potuto portare qui su Radio Sites. Qui al MEI, ricordiamolo sempre, per i posteri, meeting delle etichette indipendenti, siamo andati, indovina un po', in onda, in diretta, con anche qualche invasione di campo. Aspetta che c'è un altro, mi piace sempre. No, no, prego, prego. Prego, prego. No, no, ma ci piace tanto. ci piace. Questo è il repertorio. Quindi vi ringraziamo della vostra disponibilità. Faremo adesso una foto. Io penso il mio fotografo ufficiale, faremo adesso una foto che postiamo poi subito sui vari social, Facebook, che a te piacciono. Perfetto, tanto. Fatelo per noi, che noi siamo un foto. Grazie ancora. Sì, sì, puoi passare. Ciao, ciao. No, va a comprare le sigarette. Ok, a posto. Grazie ancora e ciao.